una grande squadra, dei grandi atleti, un Bernabé veramente sugli scudi. Le chiedo semplicemente questo: che cosa è mancato nel secondo tempo, soprattutto dal punto di vista della reazione all'espulsione del portiere? Ma è mancato un portiere. È mancato il portiere. Perché si può giocare anche in 10 e è mancato il portiere. Vedo tanti amici, tante. Ma è mancato il portiere. Mister Dario Santoro, buonasera, Italia Media. Innanzitutto complimenti per questo 4-2-3-1 che ricorda tanto quello di Rafa Benitez, che era un maestro che è stato qua a Napoli. Questa sera il Parma, da neopromossa, ha espresso un gioco davvero incredibile, quindi complimenti per questo. Una domanda secca: le farà 5 sostituzioni tutte insieme, quindi da ora in poi già al 73° minuto? Sì, io l'ho sempre fatte e di solito mi lascio sempre una, però io avevo perso già lo slot nel primo tempo e nella seconda parte io sapevo di poter rischiare qualcosa, però la partita c'era la spinta del Napoli, ma soprattutto nelle giocate di Quara, però riusciamo a mantenere botta perché il nostro portiere non aveva fatto grandi interventi. Detto questo, ho dovuto fare il doppio cambio per non trovarmi poi con un giocatore in difficoltà. Però sono stati grandi i miei sono stati grandi, insomma, poi anche in 10, anche con il portiere, noi all'ultimo potevamo pareggiare e non avremmo rubato nulla, per cui tutte le valutazioni che abbiamo commesso dell'ingenuità sul finale, a Del Prato lo devo istruire meglio, però complimenti miei grandissimi. Buonasera. Per la prestazione, volevo chiederti questo: sicuramente avrei visto le partite del Napoli, le ultime. Il fatto che loro giocano, il Napoli gioca con un centrocampo a due, siete ripartiti tante volte lì in mezzo al campo, avete trovato spesso delle praterie. Ecco, forse lì potevate sfruttare nel primo tempo qualcosa in più lì per magari anche poter chiudere la partita, perché le occasioni, le possibilità di entrare ce le avete avute tante volte. Sì, anche se oggi siamo entrati non di ripartenza, siamo entrati di palleggio e l'abbiamo fatto molto bene, anche con qualità. Chiaro che quando arrivi in questo stadio, quando c'è una spinta straordinaria del pubblico, poter avere un risultato diverso e maggiore ti può garantire anche una certa sicurezza. Però detto questo, grandi miei, bello, bello anche la voglia di giocare sin dall'inizio. Con un esordiente in campo che ha fatto una grande prestazione. Questa partita a noi servirà molto perché c'è grande amarezza, ma ci deve essere grande soddisfazione. Ciao, buonasera. Ciao. Complimenti perché ci siamo davvero divertiti. So che i complimenti non fanno punti, però ti chiedo se sei più contento del fatto che hai fatto il tuo calcio, la squadra ha fatto il calcio che ha sempre fatto da inizio stagione, ha giocato come tu chiedi di giocare. Quindi sei più contento di questo o dispiaciuto perché insomma sostanzialmente sono stati poi un paio di episodi che hanno condannato. Ti chiedo anche come mai Kowalski, li vedi tu durante la settimana, quindi non sto contestando la scelta, ti sto solo chiedendo come mai questa sorpresa, diciamo. Ma su Kowalski perché è un ragazzo che nelle partite in precampionato ha dimostrato anche una certa freddezza e anche una grande abilità dal punto di vista atletico oltre che tecnico mi piaceva vedere anche il centrocampo con Bernabé Somme in grado di abbinare anche un palleggio corto con gli strappi in mezzo al campo c'è soddisfazione evidente. Questa è una partita che, ripeto, ci deve dare soddisfazione, però i ragazzi si devono abituare a voler vincere, quindi la vittoria deve, la sconfitta deve lasciare il segno. Prego. Mister, sono qui. Qui. Ah, ecco. Salve. Allora, innanzitutto complimenti, ha fatto una grandissima partita la sua squadra. Ti volevo chiedere, questa idea di Bernabé davanti alla difesa, no? Un giocatore molto tecnico, quasi un centrocampista molto offensivo. È una trovata che secondo me è geniale, che magari si dice forse alle squadre che più si devono salvare che non magari alle squadre diciamo che puntano al vertice. Vi farà fare tantissime ripartenze. Io vi ho visto con il Milan e stasera la stessa cosa. E da dove nasce l'idea di giocare bassi con due, uno dei due molto offensivo?
Beh, io sono un po' innamorato dei giocatori di qualità, perché per giocare a calcio ci vuole qualità, e se potessi li mettere tutti, e questo è evidente. E, l'anno scorso, almeno in questi anni che sono stati con i miei ragazzi, soprattutto Bernabei, ha cambiato diversi ruoli, basso, un po' più alto, però quando dobbiamo palleggiare abbiamo bisogno anche di pulizia di palleggio, abbiamo bisogno in quella zona, ma è una buona coppia anche con Simonson, perché poi oltre alle qualità riesce a coprire campo e ci permette di essere anche molto elastici nel gioco. È una scelta molto coraggiosa. Ma noi dobbiamo, già l'ho detto, questo è il Parma, deve mantenersi stretta la categoria, lo dobbiamo fare con una squadra di giovanissimi, questo è un dato certo, mantenendo questa identità. Prego. Mister, salve, complimenti per la prestazione. Grazie. Le chiedo, avete affrontato il Milan e l'avete messo in difficoltà, il Napoli soprattutto nel primo tempo l'avete messo in difficoltà. Dal campo, che differenza ha visto le due squadre e se vede, a che livello vede questo Napoli? Magari anche se rispetto al Milan lo vede superiore o inferiore? Ma le due squadre, posso dire, sono due squadre forti, due squadre che hanno forza, che hanno qualità, due squadre che costruite per lo scudetto, quindi giocheranno al di là poi del momento, dell'inizio stagione, il mercato in corsa e tutti i vari cambiamenti, ma sono due squadre che secondo me giocheranno per il vertice fino alla fine. Sky, poi chiudiamo. Buonasera. Carissimo. Buonasera. Ci può raccontare se le va dal punto di vista della sua emozione personale del rientro, del ritorno qui al Maradona, un po' cresciuto, non solo anagraficamente, ma soprattutto nel ruolo di primo allenatore. Nel ruolo, poi gli anni passano per tutti. Le emozioni, là il percorso è abbastanza lungo qui a Napoli, quindi ogni passo è un ricordo, e quindi anche già l'ingresso che è cambiato da qualche tempo, prima era sotto la curva, belle emozioni, però me ne vado a casa arrabbiato. Grazie a tutti, ciao. Buon lavoro. Ciao.